Ennesimo caso di disperazione a Sassari a causa del lavoro che non c'è e degli stipendi non regolari. Ieri mattina un uomo è salito su una gru all'interno del cantiere del Fosso della Noce, sotto sequestro da oltre un anno, e minacciava di lanciarsi nel vuoto se non fosse riuscito a parlare con il suo ex datore di lavoro. L'uomo è stato rintracciato e ha convinto il suo ex dipendente a desistere dal suo gesto e a farlo scendere per avere un colloquio. Sul posto, immediatamente i vigili del fuoco, il 118 e la polizia, ma anche tanti curiosi attirati dal trambusto. Purtroppo non è la prima volta che Sassari si ritrova a fare i conti con la disperazione causata dalla mancanza di lavoro e di prospettive tangibili per il futuro. È difficile abituarsi a scene di questo genere, ma di questo passo gesti dimostrativi come questo e tanti altri saranno purtroppo molto frequenti. I lavori per la fontana di Via Brigata Sassari sono iniziati da 48 ore e già si parla di questo cantiere. Sembra infatti che all'interno della recinzione che lo delimita fossero rimasti due cassonetti dei rifiuti. La segnalazione arrivava da un consigliere comunale che ha scritto una nota all'assessore competente per capire se fosse a conoscenza di questo fatto ed eventualmente quali fossero i provvedimenti in programma. Anche perché i cassonetti in questione erano colmi di rifiuti a causa del già annunciato sciopero della ditta appaltatrice del servizio. L'assessorato ha provveduto celermente a spostare i cassonetti in una posizione più consona e comoda per gli utenti. La nostra emittente vi propone un viaggio nella storia degli edifici sassaresi, ai quali di recente è stata ristrutturata la facciata. Vi invitiamo a segnalarceli e a parlarcene attraverso il nostro sito www.teleg.tv. Noi vi diamo lo spunto parlando della nuova veste dell'Istituto d'Arte Filippo Figari di Sassari. La più antica scuola artistica dell'isola è stata infatti di recente interessata da lavori di ristrutturazione. La facciata adesso è di un bel giallo pulito e luminoso. L'istituto, nel quale sono passati tanti allievi poi diventati famosi, ha dunque una nuova immagine ed è pronto ad accogliere tanti altri studenti, sperando che nessuno si diverta ad imbrattare la nuova facciata, cosa che, come ben sappiamo, non sarebbe la prima volta che accade. La curiosità è donna, e così quando mi sono imbattuta per caso in questo albero non ho resistito alla tentazione di filmarlo. Prima di firmarlo, l'ho scrutato, l'ho aggirato alla ricerca di qualcosa che smentisse il mio pensiero. Ve lo dico subito, mentre facevo il giro dell'albero, non senza difficoltà perché le sue radici vorrebbero venire alla luce, ma questo è un altro problema, ridevo, incurante di chi, fermo al semaforo, guardava una ragazza che, telecamera alla mano, aggirava un albero. E sì, l'albero non ha assolutamente nessun segno, è solo legato a scotch. Nastro a vana, per essere precisi. Lo aggiravo perché credevo ci fosse un foglio attaccato e nel caso, siccome sono curiosa, avrei letto quello che c'era scritto. Nulla. L'ho girato e rigirato intorno alla ricerca di un brandello di foglio strappato dal vento e nulla. Morale, in via Leonardo da Vinci, nel quartiere del Monte Rosello, c'è un albero legato a scotch. Starà mica cadendo e qualcuno l'ha messo in sicurezza? Palassimula si conferma roccaforte inespugnabile per chiunque voglia affrontare il Sant'Orso, la 91-54, l'ultimo verdetto decretato contro l'Antonianum Basket. Un Sant'Orso là sugli scudi fin dalle battute iniziali, prende l'allungo già nel primo quarto con un vantaggio 24-11, grazie anche all'ultima prova di Cucu che è andata a segno con 15 punti. E poi il resto l'hanno fatto le compagne, su tutti Fidossi 14 punti, Vanacori 11, Pozziani 12, Loriga 12. E questa confermare poi il 75-34 del terzo quarto. Due punti importanti per la classifica, vanno così a consolidare il secondo posto della classifica regionale, un secondo posto alle spalle dell'agguerritissimo e lanciatissimo Selargius. Per la cronaca, il quarto e ultimo quarto, coach Cordeschi ha schierato tutte le giovanissime, schierando così Vacca, che è andata a siglare 4 punti, Mastino 4 punti, Vanacore su tutte 11 punti, a chiudere Cocciu con 2 punti. Dunque spazio anche per le giovani leve della Sant'Orsola, che può contare così anche su un ultimo vivaio.
Oggi si festeggia San Macario il Grande. Il sole sorge alle 7.47 e tramonta alle 17.24. La luna leva alle 2.57, cala alle 12.51, luna calante. Devono essere presentate entro il 6 febbraio prossimo le domande per partecipare al corso di mediatore civile professionista. I posti disponibili sono 30. Il bando è scaricabile dal sito www.unis.it/cum. Sabato ai punti si terrà su Fogaroni di Santo Antonio Abate. Stasera alle 20.30 sulla nostra emittente andrà in onda il programma Allegra Goro condotto da Alfredo Nieddu. Ospiti della puntata i cantanti Christian Fodde, Francesco Fois e Davide Pudda alla chitarra. Oggi resta aperta con orario continuato dalle 9.10 alle 20 la farmacia Merella di via Prunizzedda. Resta invece aperta con orario notturno dalle 20 alle 9.10 la farmacia di piazza Castello Carboni. È sempre a vostra disposizione la rubrica Dillo a TeleG. Per segnalazioni chiamare lo 079 26 11 50, scrivere a info@teleg.tv oppure visitare il sito www.teleg.tv. Il tempo previsto per domani, venerdì 20 gennaio. Cielo, nubi di passaggio. Venti prevalentemente moderati da ovest con intensità di 38 km orari e raffiche fino a 51 km orari. Mari, agitati, molto agitati. Altezza dell'onda da 270 a 415 cm, temperatura dell'acqua in superficie 14,2 gradi centigradi. Temperature stazionarie. Sassari, minima 8, massima 12, Alghero, minima 9, massima 13, Porto Torres, minima 11, massima 13.